Allora, ogni volta che vi propongo un nuovo vocabolo, un nuovo modo di dire, vado sempre a fare una ricerchina su Google io, per non sbagliarmi principalmente, anche perché a volte magari quello stesso modo di dire, quello stesso vocabolo ha altri sette significati che io non sapevo. È spesso così. Vi voglio dare un consiglio però, siccome Google ogni volta che cercate il significato di un vocabolo in inglese vi mette una specie di giochino che si chiama Word Coach, il coach della parola praticamente, vi consiglio questo, quando cercate il significato di un vocabolo in inglese, provate a cercarlo in inglese prima, cioè invece di scrivere per esempio to dig significato, scrivete to dig meaning. Scrivete to dig meaning e questo è quello che vi viene fuori. La prima è la definizione, no? Di to dig in inglese, vedete se la capite oppure no. Poi scorrete in basso e viene fuori word coach, eccolo qua. E ti chiede which word is similar to dig? È un giochino, ok? Quindi scegliete la risposta che ritenete più opportuna e lui vi dice se è giusto o sbagliato. Andate avanti, di solito ve ne fa 5, se non sbaglio. Which word is similar to migrate? Quando arrivate alla quinta, all'ultima, vi dice il vostro risultato, ma il bello è che se per caso ne sbagliate qualcuna, andate a cliccare sulle freccette e vi spiega tutte e due le parole, quindi il perché è simile a quella parola lì o il perché avete sbagliato, eccetera, eccetera. Dopodiché, se volete continuare, potete continuare e andate avanti più o meno all'infinito. Ecco, quindi la prossima volta che cercate un vocabolo inglese su Google, magari provate a scrivere meaning al posto di significato. Provate a capire, giocate a un giochino, se ancora non avete capito, tornate indietro e fate significato.